12 e 34 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è lunedì 8 ottobre, buona settimana a tutti, buon inizio di settimana a tutti. È la settimana in cui si chiudono le votazioni della fase preliminare dei Milano Storytelling Awards, lo sapete, il premio che Milano All News vuole dare a coloro che hanno saputo raccontare al meglio la città di Milano, ma raccontarla anche nei fatti, in quello che tutti i giorni si va a fare in questa città. Quindi premieremo sì i blogger, premieremo sì i profili Instagram migliori di Milano, ma anche le associazioni di volontariato, le associazioni sportive, i municipi, le social street. Per capire meglio e per sapere come fare a votare, guardiamo subito il nostro contributo. Questi sono i Milano Storytelling Awards, avete tempo ancora un paio di giorni per dire chi secondo voi merita di entrare nelle 9 categorie dei Milano Storytelling Awards. Ma oggi entriamo adesso nel vivo della nostra puntata, diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, dottoressa Anna Paladino. Buongiorno dottoressa, psicologa, psicoterapeuta, ma soprattutto per noi in questo caso referente per la Lombardia di Aibacom. Buongiorno. Buongiorno. Referente della Lombardia di Aibacom, ma che cos'è Aibacom? Lo lascio dire a lei. Certo, Aibacom è l'acronimo di Associazione Italiana Balbuzie e Comunicazione. È un'associazione che nasce negli anni 80, intorno alla metà degli anni 80, e nasce con lo scopo di fare informazione e sensibilizzazione sul tema balbuzie. Nel corso degli anni Aibacom è diventata Onlus e ha organizzato una serie di eventi in Italia ma anche negli altri paesi, perché esistono in collaborazione con altre associazioni balbuzie, tanto quella americana che è la International Stuttering Foundation quanto europea. Si prefigge lo scopo di informare la gente su cos'è la balbuzie, perché è un tema abbastanza controverso, lo è stato per moltissimo tempo, e organizza incontri di sensibilizzazione sia tra la popolazione che all'interno delle scuole, uh-huh, oppure rivolte ai pediatri. Quindi avete capito, oggi parliamo appunto di balbuzie, un tema che insomma è interessante da affrontare, perché bisogna capire bene di cosa stiamo parlando, come comportarci, come anche magari comportarsi quando si è di fronte un interlocutore affetto appunto da questo disturbo, perché a tutti gli effetti è giusto un disturbo. Allora iniziamo proprio da questo. È un disturbo che nasce dove? Come? Allora, è un disturbo riconosciuto come tale sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che lo aveva definito come un disturbo di interruzione dell'eloquio spontaneo della persona, nel senso che chi balbetta sa perfettamente cosa vuol dire, ma ha una difficoltà reale al pronunciare alcune parole. Poi nel corso del tempo è stato annoverato tra i principali manuali, che si chiamano ICD-10 o il DSM-5, che sono dei manuali che vengono utilizzati in ambito medico, e viene considerato un disturbo dell'eloquio che esordisce tipicamente in età infantile. Poi nel corso degli anni può cronicizzarsi e quindi diventare un disturbo persistente che suscettibile di una serie di caratteristiche variabili anche nel corso del tempo. Prima Fernando appunto mi diceva è un disturbo che nasce in età giovanissima, come l'età in quella in cui possiamo incominciare ad accorgercene?
Allora, fino a qualche anno fa, l'età media di insorgenza era stabilita intorno ai 42 mesi. Negli ultimi anni, invece, si è visto che è stata un po' anticipata, quindi mediamente esordisce intorno ai 33 mesi, per cui ci sono Poco più di due bambini, anni. esatto, verso i 2 anni e mezzo, 3, ci sono bambini che iniziano a balbettare fin dalla pronuncia delle primissime paroline. Altri bambini invece hanno un periodo di eloquio buono e poi a un certo punto subentra la balbuzie. Bisogna fare un po' di specifiche Prego, sulla prego, no, infatti, balbuzie. facciamo chiarezza, insomma, troppo spesso Esatto. si fa confusione, prima di tutto sul nome, che non è balbuzia, ma è balbuzie anche al singolare. Esatto, e questa è una terminologia interessante proprio perché ci rimanda al fatto che abbiamo presente cos'è la balbuzie se pensiamo ahimè, a come viene rappresentata in molti film, in molte rappresentazioni cinematografiche o Sì. teatrali, chi balbetta come colui che viene deriso, come colui che sembra quasi avere una sorta di deficit cognitivo, cosa che assolutamente non è. Poi è anche vero che il termine balbuzie ci permette di anticipare già e di fare riferimento al fatto che esistono diverse forme di balbuzie, tant'è che nella letteratura si parla di balbuzie overt e covert, cioè alcune persone balbettano in maniera riconoscibile visivamente, quindi con blocchi, ripetizioni, con smorfie, con sforzi fisici, per cui quando c'è il blocco c'è proprio anche delle contrazioni, delle tensioni che riguardano il viso e il collo. Ci sono altre persone invece che hanno forme di balbuzie molto diverse perché hanno sviluppato una serie di evitamenti, per cui anziché quando si trovano davanti alla parola difficile, ricorrono a strategie tipo cambio di parola, Una pausa utilizzano pausa lunga, lunga, quindi hanno una serie di Elio, fenomeni. famoso cantante Elio di Elio le storie tese, Esatto. sappiamo che lui Un è pochino sì, affetto e esatto. usa proprio uno di questi stratagemmi Esatto, spesso questi e mascheramenti. volentieri fa queste pause apposta per, che poi in realtà consiglio a tutti di fare queste pause, perché comunque anche meglio quando si parla ed è più comprensibile appunto. Esatto, la Insomma, ve lo pausa. dice uno che si mangia le parole e c'ha le remosce e fa di tutto per girare intorno a parole con la R, ad esempio, nel mio caso, Ok, quindi insomma, pur non balbettando. pure è sempre meglio cercare di. Quindi, cosa possiamo fare quando ci troviamo di fronte appunto a una persona con balbuzie, diciamo per cercare appunto di avere un dialogo che abbia un senso e non che appunto poi diventa una macchietta dall'altra parte, oppure che noi stessi ci mettiamo magari in una situazione per cui deridiamo anche non volendolo l'altra persona. Indubbiamente nel momento della balbuzie c'è un imbarazzo sia da parte di colui che balbetta sia da parte di colui che ascolta. Per cui molte volte, per esempio, tipico della persona che balbetta faccio un passo dietro, la balbuzie ha dei sintomi primari, vengono detti, e dei sintomi secondari, per cui c'è sia la parte che interessa prettamente il parlato, ma c'è anche l'abbassamento dello sguardo, il distogliere lo sguardo. Per cui cosa accade? Che molte volte nel momento della balbuzia la persona abbassa lo sguardo, ma anche l'interlocutore spesso, perché è imbarazzato, tende ad abbassare lo sguardo, oppure, cosa che è abbastanza deleteria, l'interlocutore nel tentativo di aiutare chi balbetta, perché a volte, per esempio, con i bambini nell'interazione madre-bambino, genitore-bambino, col bambino che balbetta, il genitore, pur di aiutarlo, a volte gli finisce la frase, Ecco, quello è dice la classico. Succede spessissimo, l'ho fatto anch'io questo errore. questo mette in grande difficoltà chi Quindi non si chiude la balbetta. frase dell'altro, la si lascia finire. Tendenzialmente è Ok. preferibile perché se no chi balbetta si sente la persona può anche trovare la parola giusta perché a volte ma può anche sbagliare la parola, Ah beh, sì. quindi terminare con una parola che non è esattamente quella corretta, però questo sicuramente dà fastidio a chi balbetta. Ok. Altra cosa da evitare di fare e che ahimè spesso viene fatta è dire al bambino stai calmo, respira,
Ecco, perché appunto è questo. Nel nostro immaginario, spesso e volentieri, l'idea che una persona che è affetta da balbuzie è perché è agitato, semplicemente, no? È agitato e quindi non riesce a trattenersi, a controllarsi, diciamo. È tutto lì. No, la cosa è molto complessa, è molto più complessa perché il disturbo attualmente tutta la letteratura è ampiamente riconosciuto che si tratta di un disturbo multifattoriale, cioè innanzitutto è stato dimostrato esserci una predisposizione fisiologica, nel senso che si nasce con la predisposizione per n malattie, per n disturbi, ma anche per la disfluenza, non specifico per la balbuzie. Alla predisposizione fisiologica si aggiungono poi fattori ambientali, fattori psicologici, fattori sociali che vanno a interagire e a far sì che la balbuzie poi si cronicizzi nel tempo e diventi persistente. Per cui cosa vuol dire? Che chi è affetto da balbuzie balbetta anche nelle situazioni tranquille, però lì dove c'è un'emozione particolarmente intensa, che può essere sia negativa, tipo rabbia, nervosismo, paura, ma anche un'emozione quale l'eccitazione che Più mi positiva. porterebbe a dire le cose, incide. Per cui si è visto chiaramente che al di là della predisposizione fisiologica, poi ci sono altri fattori che interagiscono e la componente emotiva è uno dei fattori. Diciamo appunto che l'età in cui riscontrare il disturbo si è sempre più, si sta abbassando negli ultimi anni. Come ci dobbiamo comportare se siamo appunto i genitori magari di un bambino a cui crediamo appunto Che che cominciano. comincia ad avere magari dei sintomi, oppure se siamo degli insegnanti e quindi abbiamo a che fare tutto il giorno con vari bambini, tra cui magari anche un bambino o una bambina che ha questo disturbo? Allora, innanzitutto, se si è genitori, per dei genitori che possono trovarsi davanti a un bambino che comincia a balbettare, bisogna fare un po' forse la specifica che esiste una forma di balbuzie che viene definita fisiologica, cioè il bambino intorno ai 2 anni e mezzo non ha ancora le strutture cerebrali dedicate al linguaggio completamente sviluppate, quindi può essere che ci sia una disfluenza tipica, viene detta, cioè il bambino ha delle ripetizioni, dei balbettii. Di solito, quando ci arrivano dei genitori il cui bambino ha cominciato a balbettare da poco, chiediamo se ci sono una serie di fattori che vengono chiamati di rischio. Fattori di rischio che la balbuzia diventi cronica è ad esempio che ci sia un familiare, un genitore a sua volta che balbetta, quindi la componente fisiologica, ma anche per esempio è più frequente la balbuzia nei maschi che nelle femmine. Così come una componente che si tiene in considerazione è la componente pressione che viene esercitata. Ad esempio, un'aspettativa altissima nei confronti dei bambini, avere una vita sicuramente non è la causa, però può mettere in difficoltà. Per cui a dei Ah, quindi diciamo, può non genitori essere la causa, ma può però scatenare poi magari la fuoriuscita di qualcosa che era latente lì, diciamo. il bambino che balbetta di solito se deve parlare e ha poco tempo a disposizione fa più fatica a parlare rispetto agli altri bambini. Per cui a un genitore che ha il cui bambino comincia a balbettare, suggerirei di, se il bambino balbetta da qualche mese, soprattutto se il bambino si sforza, ma soprattutto se dura da un po' di tempo, di chiedere un consulto che permette di capire, perché lo scopo è capire se si tratti di una balbuzia fisiologica destinata ad una remissione, oppure se ci sono dei fattori di alto rischio di cronicizzazione. Tant'è che la letteratura dimostra come lì dove il bambino balbetta da più di 6-8 mesi con dei rischi di cronicizzazione si tende a fare degli interventi sia di parent training con i genitori per aiutarli a interagire bene, ad aiutarlo a tenere un ritmo più adeguato, un turno di parola buono,
sia aiutare a volte il bambino, perché ci sono bambini piccoli di 4 anni che hanno chiara consapevolezza del fatto che fanno Una fatica. fatica. Ho ricordo dei bambini che 4 anni dovevano dire il proprio, questa bambina non riusciva a dire il proprio nome e metteva la manina davanti alla bocca, questo per dire, non sapeva cosa le stesse succedendo, però capiva che c'era qualcosa. Qualcosa. Questo, diciamo, però è un mondo che, da dire, molto bello, cioè, però, che tutti i genitori portassero i propri bambini da subito. Immagino che non è proprio così, però, che anzi, spesso e volentieri ci sia difficoltà nel riconoscere questo disturbo, le famiglie magari hanno difficoltà nel portare i propri bambini a fare dei controlli, e immagino che, insomma, AIBA come in questo invece spinga molto, giusto? Ma AIBACON spinge affinché arrivino informazioni giuste alle persone, nel senso che giuste alle persone vuol dire che è un disturbo poco conosciuto, per molti anni si è collocato in una zona di confine che ha fatto sì che ad occuparsi di balbuzie fosse un po' gente di diversa formazione. Quello che suggerirei a un genitore di valutare bene la persona a cui viene portato il bambino, nel senso che valutare bene vuol dire che abbia una formazione specifica, accademica e poi esperienziale sulla balbuzie, e soprattutto attenzione perché ci sono anche siti web un po' critici a volte su cui AIBACOM interviene perché c'è la promessa del una settimana e il tuo bambino non balbetterà più, e questo ovviamente crea un Leggende po' metropolitane, quasi. difficoltà. Immagino, infatti, quindi, che, insomma, io il consiglio che do è, prima cosa, andare a rivolgersi a un'associazione come AIBACOM, che comunque, appunto, può dare le indicazioni giuste anche su dove muoversi, su il riconoscere, appunto, il ciarlatano di turno da chi invece magari ha anni che si spende per questo tipo di studi. Insomma, mi ha detto, un disturbo che non è così diffuso, ma insomma abbastanza diffuso, ce ne sono abbastanza casi, per cui mi viene da dire, potremmo anche trovare ad esempio degli adolescenti che non sono stati seguiti però. E Certo, lì come facciamo? ma allora, è frequente Perché lavorare adesso nel... molto probabilmente mi immagino che, insomma, i Sì. bambini di adesso sono un po' più avvantaggiati rispetto magari ai bambini di 15-20 anni fa, dove magari là, insomma, veniva un po' anche nascosto agli occhi degli altri, no? Immagino. Ma allora, tipicamente un bambino che balbetta è stato molto... il più delle volte si incontrano bambini con storia di balbuzie che hanno fatto dei trattamenti logopedici. È frequentissimo. Poi è anche vero Che che su serve? sulla logope serve nella misura in cui il logopedista è specializzato sulla Ok. balbuzia, perché la balbuzia è un problema, mi rendo conto che crea grosse difficoltà all'operatore che lavora sulla balbuzia, perché c'è la componente logopedica, ma c'è tutta la componente psicologica, familiare o solo del bambino. Per cui se io lavoro solo c'è la componente ambientale. Per cui se io lavoro solo su uno dei tre piani e non lavoro contemporaneamente su tutti, il rischio è che l'intervento che io propongo sia un intervento che dà dei risultati limitati. Per cui a un certo punto in adolescenza molte volte il problema si amplifica perché entra più di mezzo l'ansia sociale, il Che già confronto con l'adolescenza, diciamo, è un casino di per sé, immagino, Esatto. quindi insomma Ahimè, la ci valuzze. mancava solo quella decisione da dire, Esatto. giustamente, quindi, però immagino che, appunto, se si viene fatto un percorso si può arrivare preparati anche. Si lavora in maniera diversa con i bambini o con gli adolescenti o ancora diversa con gli adulti, perché ci troviamo anche a lavorare con adulti che Beh, 40 anni hanno fa, 50 anni fa, capito? Cioè, hanno strutturato la loro impensabile. vita intorno a un disturbo e vogliono, magari si rendono conto che hanno fatto Insomma, delle rinunce abbiamo capito, la nel cosa suo contesto. principale è, appena avete un dubbio o comunque vedete che il bambino ha, rivolgetevi a chi di dovere, perché mal che vada avete perso una giornata e non serve, ma invece potete veramente aiutare il bambino o la bambina a vivere sicuramente con più consapevolezza questo disturbo, e quindi a vivere tranquillamente una vita, diciamo, senza quasi neanche accorgersi, niente da dire. Non so se posso dirlo, ma io lo dico lo stesso. Se voi vedete questa puntata, ad esempio, è perché
La producer di Good Morning Milano è una al di sopra della balbuzie. Lo ha dal giorno che l'ho conosciuta, che è venuta qui a Milano News, ma questo non le impedisce di passare la giornata al telefono a parlare con tutti gli ospiti che devono venire, a ricontattarli per dare tutte le indicazioni del dovere, a riempire il calendario di tutte le puntate che vedete. Ormai sono 2 mesi che riempie dal lunedì al venerdì per 5 giorni a settimana di ospiti. Tutto questo con la sua balbuzie che se la porta dietro senza problemi, tranquillamente, senza nessun problema. È straordinario perché chi balbetta, tra le difficoltà più grandi c'è proprio quella del telefono e spesso parlare con gli sconosciuti, proprio, quindi tutto ciò che è confronto sociale, quindi E invece va proprio straordinario, fa capire come se si vuole si può fare, perché appunto passa la giornata attaccata al telefono a parlare con sconosciuti, appunto, e lo fa egregiamente. Quindi anzi la ringrazio in diretta, grazie mille Angelica per questa puntata. Una cosa che volevo capire meglio è, abbiamo parlato appunto di come fare a riconoscere, di come fare a gestirla. La domanda ovviamente è, ma si guarisce? Ok, sull'aspetto guarigione forse bisognerebbe fare un po' una riflessione su cosa si intende per guarigione, perché se io Perfetto. voglio arrivare a parlare perfettamente in maniera artefatta, sì, se io voglio essere... Allora, molte volte vengono proposti questi titoli abbastanza accattivanti di guarire. In realtà della balbuzie ci si può prendere molto cura, si può arrivare a lavorare e la persona può arrivare ad avere a raggiungere un'affluenza ottima, che le permette di dire quello che vuole, di non fare rinunce, di seguire le proprie strade, i propri desideri. Ovviamente, per cui si può lavorare su tutte le componenti che sono ambientali, emozionali, sociali. Ovviamente la componente fisiologica nessuno ce la toglie perché c'è una componente genetica. Si può arrivare ad essere fluenti e noi lavoriamo affinché la persona abbia un parlato naturale e Ok. si senta lei se stessa in qualsiasi circostanza. Ma molto interessante appunto questa diversità che hai detto, appunto, naturale oppure artefatta, cioè nel senso, a fare gli attori senti capace, e a quel punto divento un attore. Nella mia vita normale forse non è meglio essere attori, ma invece è meglio magari parlare non perfettamente, ma essere però appunto naturali e essere più noi Per stessi. quanto si riesca a raggiungere una buona affluenza, Ottimo, ottimo. però non artefatta, perché nella storia sono stati proposti anche dei metodi artefatti per curare la balbuzie, tipo il parlare col metronomo, che è una modalità meccanica. È vero, se chi balbetta cantasse continuamente non balbetterebbe, ma non si può nella vita Dammi infatti cantare. esempi di cantanti che invece nella vita sono O attori. Abbiamo recitare, tantissimi sì, ci sono attori che famosissimi. sono balbuzienti nella vita, ma poi invece una volta che finiscono sul palco o davanti alla cinepresa di turno, effettivamente, ma perché lì Sì, appunto entri in un ruolo, in in un una ruolo, parte, in un sì. ruolo appunto, che non è più il tuo. Dottoressa, siamo in chiusura, siamo veramente arrivati agli ultimi minuti. Io chiederei un po' di indicazioni ancora su Aibacom, come fare a contattarvi nel caso, e appunto io poi vedo che è un bellissimo libro in mano, che Sì. so che ci teneva a raccontarci Beh, qualcosa. questo è un libro che la Aibacom ha pubblicato con i soldi raccolti come Onlus, Ok. in cui c'è tutta una parte informativa che riguarda sia il bambino, l'adolescente, l'adulto, una parte rivolta agli insegnanti e ai genitori, un po' di informazioni, di piccoli suggerimenti. E poi c'è una parte di testimonianze, cioè di persone che hanno voluto raccontare la propria storia. L'Aibacom ha sede principale a Cascina, in provincia di Pisa, è facilmente raggiungibile via web, e di solito pubblica anche un giornalino trimestrale che è Libera la Parola, in cui vengono presentate le attività che sono in programma nei mesi successivi. Per esempio, in questo periodo ci sarà l'Awareness Day. L'Awareness Day è la giornata di sensibilizzazione mondiale sulla balbuzie e ogni anno si propongono eventi un po' differenti, che volti proprio al far sì che
di balbuzie si possa parlare, perché c'è stato uno studioso che ha dato della definizione di ha dato della balbuzia una definizione straordinaria, perché diceva la balbuzia è come un rinoceronte che si interpone tra i due interlocutori, tutti e due fanno finta di non vederlo, ma è lì gigante che ostacola la comunicazione. Io spero che grazie appunto ad AIBA, come anche magari a questi incontri come quello di oggi, insomma, si riesca a far diventare un po' più magro questo rinoceronte, a farlo diventare almeno un po' più trasparente, così almeno da potersi vedere, potersi parlare più liberamente, appunto, come dice anche il giornalino di Ibacom. Io veramente, dottoressa, la ringrazio Grazie a tantissimo. voi. Ok, Teneteci aggiornati su quando fate magari anche degli eventi qui a Milano. So che insomma farete eventi, certo. incontri, quindi Sì. teneteci aggiornati che noi saremo ben contenti di darne pubblicità e darne rilevanza appunto al nostro pubblico. Con piacere. Va Grazie mille alla bene. dottoressa Anna Paladino, referente per la Lombardia dell'Associazione Italiana Balbuzie e Comunicazione. Buona giornata e arrivederci. Buona giornata. Grazie mille anche a voi che ci avete Buongiorno. seguito. Allora, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani. Domani è martedì, come tutti i martedì parleremo di periferie. Prima di chiudere, poco prima della sigla, vediamo ancora il nostro trailer dei Milano Storytelling Awards. Vi invito ad andare a votare. Io vi ringrazio e ci vediamo domani.